Ora. Il mio schermo, almeno per quanto riguarda diciamo la parte finale, in effetti noi con me eravamo arrivati qui, poi col professore Betta di fatto avete diciamo, fatto riferimento a metodi B, al fatto che bisogna poi sommare le componenti di incertezza valutate col metodo A con quelle che valutate col metodo B per ottenere l'incertezza composta. E poi avete sicuramente parlato del principio di variazione di incertezza, il professore vi ha anche spiegato la genesi, no, di questo principio e di come si sia trasformato che era un'analisi agli errori, poi è passato in certezza, quindi si è passati da diciamo, gli scostamenti lineari, gli scostamenti quadratici e così via. Quindi vi ha spiegato anche perché poi alla fine si è arrivata in pratica a questa formula. Vi ha accennato al fatto che anche il significato fisico di questi coefficienti, quindi l'importante è non solo in generale avere un valore di Ux con i relativamente piccolo per cercare di minimizzare l'incertezza, che è quello che in generale uno vorrebbe, ma diciamo, bisogna anche sperare che il relativo coefficiente di sensibilità, che moltiplica il valore di incertezza, sia sufficientemente piccolo, ok? Quindi questo anche è un ragionamento, diciamo così, in generale interessante da considerare se io voglio contenere l'incertezza. E poi vi ho accennato al fatto che nel momento in cui le grandezze non sono indipendenti e quindi sono, diciamo, tra loro correlate, in realtà il principio di variazione di incertezza subisce una piccola modifica, diciamo, nella sua forma che poi si, diciamo, traspone sul fatto di dover andare poi a calcolare sostanzialmente anche delle covarianze, oltre che delle varianze. Sul calcolo della covarianza non ci spendiamo troppo tempo. Qui abbiamo delle slide che comunque voi potete comunque usare come riferimento e che magari al momento andremo a ritirare fuori durante gli esercizi o comunque durante anche le esercitazioni, perché ci capiterà qualche volta di dover anche fare diciamo, esercizi in situazioni in cui le grandezze sono tra loro correlate, però appunto ci vedremo puntualmente e vedremo che in effetti andremo ad applicare diciamo, un approccio che è riportato proprio in queste slide, quindi voi lo tenete già scritto e diciamo, ve lo trovate qui anche come riferimento. Poi vi ha fatto vedere cosa succede appunto nelle misure indirette. Vi ha parlato dell'incertezza relativa, diciamo, e del vantaggio di poter passare all'incertezza relativa in alcuni casi notevoli, in particolare nel caso in cui avete misure indirette in cui dovete fare il rapporto, il prodotto di due grandezze, ciascuna ovviamente x con 1 e x con 2, caratterizzata da una certa incertezza, piuttosto che mettersi a fare le derivate, se vi ricordate che sono casi notevoli, potete, diciamo, uscirvene valutando fondamentalmente l'incertezza relativa sulla grandezza y, semplicemente sommando al quadrato le incertezze relative su x con 1 e x con 2, quindi evitando fondamentalmente di andare a fare le derivate che richiederebbe il principio di variazione di incertezza. È ovvio che se uno non se li ricorda questi casi notevoli e come si applicano, io il consiglio che vi do è mettetevi a fare le derivate, cioè l'importante è ricordarsi il principio di variazione di incertezza. Anzi, il rischio che ci è capitato di vedere anche con voi studenti ormai in tanti anni di esperienza è che voi, proprio per fare i pigri e non voler fare nemmeno la derivata di 1 su x, magari vi scordate i quadrati qua, vi scordate qualcosa, che non vi ricordate benissimo la formula e sbagliate. Allora, a quel punto, diciamo così, è meglio ricordarsi qual è il principio della sua incertezza. Questo, devo fare questo. Se poi sono ormai diventato tanto bravo da individuare, da ricordarmi bene queste formulette, veloci, allora a quel punto le applico e non mi faccio le derivate. Ok? Però se qua avete qualche dubbio in generale, ritornate al principio di variazione di incertezza, perché questi sono casi che, come vi ha dimostrato anche il professore Betta, ovviamente derivano semplicemente da manipolazioni matematiche, da semplificazioni, da passaggi matematici, partendo comunque dal principio di variazione di incertezza. Ok? Poi vi ha parlato del concetto di intervallo di confidenza, vi ha richiamato anche le cose che un po' abbiamo visto noi già quando abbiamo parlato delle distribuzioni, quindi
in particolare nel caso della gaussiana, che ha messo in evidenza che per K uguale 1 è il 68%, per K uguale 2 circa il 95%, per K uguale 3 circa il 99%, e quindi vi ha dato sicuramente un'altra informazione, e cioè il fatto che quando io vado a specificare il famoso risultato di misura con misura più o meno la sua incertezza, ovvero sto dando questo famoso intervallo di cui stiamo parlando da qualche giorno a questa parte, poi devo specificare anche con che livello di confidenza, quindi con che probabilità di copertura il risultato sta all'interno di quell'intervallo. E quindi voi, quando andrete a dire ho fatto una misura e ho ottenuto questo risultato, in realtà andrete a dire ho fatto la misura, ho ottenuto questo risultato, più o meno questa incertezza estesa con livello di confidenza del tot. Ok? Fate attenzione che in generale il livello di confidenza, diciamo, dipende ovviamente dalla distribuzione dei dati che avete. Nel senso che se è una gaussiana, vale quel ragionamento che avete visto ieri e che adesso facevo, cioè che più o meno sigma corrisponde al 68, più o meno 2 sigma corrisponde al 95, più o meno 3 sigma, ovvero 3 più significa arrivo al 99, eccetera. Ma se per qualche motivo la mia distribuzione di dati era diversa, perché era per esempio una rettangolare, ovviamente i coefficienti di copertura K che mi danno, diciamo così, un certo livello di confidenza non sono gli stessi della gaussiana. Quindi se per qualche motivo voi avete un dato che si distribuisce secondo una rettangolare piuttosto che secondo una triangolare, secondo una qualsiasi altra distribuzione, potete sicuramente esprimere a partire dall'incertezza tipo, diciamo, l'incertezza estesa come ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per un coefficiente moltiplicativo, cioè quello che abbiamo chiamato coefficiente fattore di copertura, però in quel caso non è 1, 2, 3, dipende dalla distribuzione. E qui c'è per esempio un caso che poi tra le altre cose, diciamo, è un po' simile a uno degli esercizi che abbiamo fatto l'altra volta quando abbiamo lavorato anche con la distribuzione rettangolare e volevamo vedere appunto i livelli di confidenza che capitavano, diciamo, in funzione di certe aree e così via. Dimmi. Quindi non bisogna usare il problema dei limiti centrali. Un attimo, ci arrivavo, bravo, comunque hai fatto un'ottima domanda. Allora, il teorema del limite centrale, allora, se questa misura in generale io l'ho ottenuta, come diceva anche il professore, come insieme di misure, quindi per esempio anche una misura indiretta, come la maggior parte dei casi, allora per il teorema del limite centrale io posso ritenere che alla fine vado a finire su una gaussiana. E quindi fondamentalmente, diciamo, non ho, devo solo ricordarmi K1, 2, 3 per arrivare a dire 68, 95 e 99%. Se per qualche motivo, per esempio, ho fatto una misura secca, diciamo, non ho avuto la possibilità di fare, diciamo, n misure, perché come vi dicevo prima, non sempre è possibile, in alcuni casi gli esperimenti o durano troppo oppure sono sporadici, quindi non ho possibilità di fare n misure e quindi non ho possibilità nemmeno di, diciamo, fare, non conosco nemmeno tantissimo il fenomeno e quindi non riesco nemmeno a dire è gaussiano o non è gaussiano. Allora, che cosa faccio? Faccio spesso un'ipotesi di, come dire, equiprobabilità, che è questa qui, cioè utilizzare una distribuzione rettangolare, e quindi a quel punto ipotizzando che più o meno il fenomeno abbia quella distribuzione e quindi sia equiprobabile all'interno di un certo intervallo. A quel punto significa che, diciamo, ho fatto io un'ipotesi di distribuzione. Sto dicendo io che non è gaussiana e a quel punto se mi serve l'intervallo di confidenza corrispondente al 98 o 99 o 95, quello che vi serve a voi, dovete tener conto che non sarà uguale all'incertezza tipo moltiplicato per K uguale 1, per K uguale 2, per K uguale 3, ma per un K che è diverso, per ottenere quel livello di confidenza, perché ovviamente la forma della distribuzione è diversa da quella che osserviamo. Ok? Detto questo, tiriamo un attimo le somme su, principalmente, diciamo così, sui concetti che abbiamo introdotto, pure per al solito cominciare ad assimilarli un po' di più, quindi a renderli un pochettino più nostri, più familiari. E diciamo io in queste ultime due slide abbiamo fondamentalmente sintetizzato alcune delle definizioni e dei concetti che abbiamo visto, diciamo, in queste lezioni, in questa settimana. In particolare, diciamo,
Abbiamo ovviamente la definizione principe quasi tutta questa settimana, no? Abbiamo fatto una testa d'angolo, un'incertezza di misura importante. Che cos'è l'incertezza di misura? Seppure vi viene chiesto l'esame, fascia di variabilità conferenti i valori ragionevolmente attribuibili al misurato. Questa definizione spesso vi viene chiesta all'esame, quindi imparatela bene, perché tra l'altro è la definizione internazionale di incertezza, ovviamente tradotta in italiano, e che trovate anche nella norma UNICEI 13.005. Poi abbiamo detto valutazione di tipo A dell'incertezza, metodo basato su analisi statistica di misure ripetute e che prevede un approccio a posteriori e prevede un approccio oggettivo, statistico, perché voi avete N osservazioni e poi da quello fate, diciamo, stimate le varie grandezze, diciamo, i parametri di tendenza centrale piuttosto che di dispersione, che abbiamo visto diventare di fatto l'incertezza, no? Il parametro di dispersione, lo scarto tipo di quella distribuzione sperimentale. Valutazione di tipo B dell'incertezza, invece, metodo basato su analisi di altre informazioni. Quindi, se conosco il fenomeno, se ho i dati di accuracy del costruttore di quello strumento che ho utilizzato, se ho i certificati di taratura, sono tutte informazioni che mi consentono di arrivare a stimare, diciamo così, alcune componenti di incertezza, però a quel punto, non avendo fatto N osservazioni, faccio delle ipotesi soggettive sulle distribuzioni e quindi fondamentalmente, diciamo, mi assumo anche un po' io la responsabilità di certe scelte, però una volta che ho definito, non so, la distribuzione rettangolare, di cosa? Dell'errore di taratura che deriva da un certificato che mi viene fornito insieme a quello strumento, di fatto poi se è rettangolare so che l'incertezza è A diviso radical 3 o A diviso 2 radical 3 a seconda che la rappresenti, diciamo così, l'intero intervallo o la sembianchezza, diciamo così, di quella distribuzione. Però voglio dire, in questo senso qua facciamo come dire, l'ipotesi, noi ci assumiamo le responsabilità, cioè facciamo delle ipotesi sulle distribuzioni e poi da quelle, poiché la norma mi dice che io devo comunque sommare quadraticamente scarti tipo, devo partire appunto da quelle distribuzioni ipotizzate, dedurre, estrarre l'incertezza tipo, lo scarto tipo che rappresenterà, scusate, l'incertezza tipo, e poi metterla in quella famosa formuletta che abbiamo visto anche ieri dell'incertezza combinata o composta. Incertezza tipo, appunto, è l'incertezza valutata come scarto tipo, ovvero deviazione standard, e abbiamo detto nei metodi A significa la deviazione standard sperimentale, quindi quella che viene fuori con la formuletta che avete, diciamo, anche vi hanno chiamato ieri il professore, e che poi magari utilizzeremo anche oggi negli esercizi, oppure per le distribuzioni ipotizzate, ovviamente la sigma di quella distribuzione ipotizzata. A sul radical 3 nel caso, A scusate, sul radical 3 nel caso della distribuzione rettangolare. Quando abbiamo fatto gli esercizi sulle distribuzioni triangolari abbiamo visto che era diviso radical 6, A diviso 2 radical 6 invece di A diviso 2 radical 3, quindi dipende dalla distribuzione, però una volta che ho fissato la distribuzione sono in grado di ricavare la sigma, ok? Che per me è l'incertezza tipo che io devo andare a utilizzare nella formula, diciamo, dell'incertezza combinata, ovvero quella formuletta che faceva questo. Ricordate, il professore voi ve l'ha richiamato ieri, ve l'ha detto ieri, l'incertezza combinata o anche composta è data dalla sommatoria, ovviamente stiamo parlando del valore quadratico dell'incertezza, se no dovremmo fare la radice quadrata, della sommatoria, vedete, di tutti questi termini qua. Un termine che tiene conto eventualmente delle prove ripetute, se le ho potute fare, ok, di quel fenomeno, più tutta una sommatoria di termini che sono, diciamo, legati ad altre componenti. Il professore vi ha fatto anche degli esempi, per esempio anche legati all'ambiente, legati ad altre conoscenze che avete del processo di misura, che vengono stimati appunto con metodi di tipo B, cioè ipotizzando le distribuzioni e quindi poi da quelle definendo il valore poi di scarto tipo rispetto a quella distribuzione. Andando veloce perché di fatto sono concetti che avete, diciamo, appena visto ieri, eh. Poi se mi, diciamo, c'è qualche dubbio su qualche cosa di questo, ovviamente, diciamo, interrompete. Cioè, sto andando veloce perché non è oggetto della lezione di oggi, nel senso che sto solo richiamando dei concetti che dovreste già aver visto abbondantemente e compreso. Poi abbiamo definito l'incertezza estesa, abbiamo fatto anche degli esempi adesso.
incertezza associata a un certo livello di confidenza, che nel 99% dei casi, passatemi il gioco di parole con i numeretti, si traduce, poiché siamo sempre in condizioni di misure indirette e siamo sempre in condizioni di poter applicare il teorema del limite centrale, si traduce nel ipotizzare che la distribuzione è gaussiana e quindi per ottenere quel livello di confidenza, ci sono dei numeretti magici di livelli di confidenza che abbiamo più volte detto 68, 95, 99, esattamente corrispondono a k uguale 1, k uguale 2, k uguale 3. Ovvero un fattore di copertura, diciamo così, che mi garantisce quel livello di confidenza per cui sto specificando. Il fattore di copertura può anche essere un numero reale? Sì, certo, nel senso che, voglio dire, se per qualche motivo, e come in realtà poi vedremo uno dei primi esercizi che faremo dopo, qualcuno vi chiede, ma voglio l'intervallo di confidenza corrispondente al 75%, pur ipotizzando che sia una gaussiana, devo andare sulle tabelle e vedere che, diciamo, che numeretto di K corrisponde, non è detto che sia un numero intero, assolutamente. Il fatto che sia intero è perché nella gaussiana viene comodo che K uguale 2 è 95% circa, quindi è un numeretto, in realtà è 1.96 per il 95%. K uguale 3 è qualcosa che sfiora il 99%, quindi diciamo così sono numeri, come dire, veloci da ricordare, però è ovvio che se uno ha bisogno di un intervallo di confidenza specifico per la sua applicazione, poi può andare a determinare il K giusto che gli consente di arrivare per quella distribuzione a quell'intervallo di confidenza, quindi a quella probabilità, ok? A quel livello di confidenza, scusate. Poi, quali sono gli altri concetti che pure abbiamo introdotto? Abbiamo iniziato a introdurre il concetto di accuratezza di misura, e cioè il grado di accordo tra il valore misurato e il valore cosiddetto vero, ovvero convenzionale del, diciamo, del misurando. Quindi abbiamo anche detto che una misura accurata è una misura in cui il risultato che io vado a leggere si avvicina abbastanza al valore vero del misurando. Poi abbiamo introdotto i concetti di ripetibilità di una misura, ovvero grado di accordo tra misure ripetute in condizioni similari di esperimenti, quindi diciamo significa anche che spesso sono prove ripetute in tempi molto stretti, molto vicini, quindi in maniera molto consecutiva, diciamo così, della stessa grandezza, e ovviamente una misura è ripetibile se questa è caratterizzata da una dispersione molto stretta. Ovvero, se io mi vado a determinare la deviazione standard sperimentale di una misura ripetibile, è relativamente piccola rispetto a una deviazione standard sperimentale di una misura poco ripetibile. Ok? Perché i dati sono tutti vicini. E per definizione, la deviazione standard sperimentale pesa sostanzialmente gli scostamenti, in maniera quadratica e così via, quindi diciamo di somma, se sono tutti i cilindri, è più piccola la deviazione standard sperimentale, e si dice che la misura è più ripetibile. E poi abbiamo cominciato anche se su questo concetto ovviamente ci torneremo molto meglio anche quando parleremo delle caratteristiche metrologiche della strumentazione, la classe di accuratezza di uno strumento, cioè diciamo è di fatto un indice che mette in evidenza a che classe appartiene uno strumento in termini di accuratezza. Quindi fondamentalmente immaginatelo come ad una tolleranza, diciamo così, come ad un concetto che comunque è associabile ad un intervallo, quindi a una fascia di tolleranza, all'interno della quale uno strumento, diciamo, fornisce il risultato. Lo vedremo anche quando faremo poi la prima esercitazione sulla taratura del voltmetro, il cui obiettivo, uno degli obiettivi, sarà proprio anche la determinazione della classe dello strumento. Ok? Quindi là impareremo a capire anche praticamente che cos'è questa classe, ma iniziare ad immaginare come una fascia di tolleranza all'interno della quale mi aspetto che ci sia sicuramente il valore giusto. Ok? Detto questo, l'ultimo aspetto che più o meno va a chiudere questi ragionamenti e l'applicazione un po' di tutti i concetti che abbiamo detto
è riportato fondamentalmente in questa slide. E vi invito appunto a metabolizzare proprio come modus operandi, no? Perché questo, diciamo, questa slide dovrebbe darvi una sorta di flowchart di tutto ciò che dovreste effettuare per arrivare a quello che è il risultato di misura finale. Ok? Allora, partiamo un attimo dalla finale. Che cosa significa risultato di misura finale? Abbiamo detto che in generale il risultato di misura non può essere espresso da un solo numeretto, ma ci deve stare qualche cosa che mi fa capire, diciamo, quanto è buona, tra virgolette, quella misura, o meglio, la qualità della misura. Questo numeretto abbiamo capito che di fatto è l'incertezza estesa in generale, e quindi, diciamo, significa che io mi aspetto che il risultato finale di misura sia di fatto un intervallo attorno al valore presunto medio, diciamo così, della misura, caratterizzato da un certo livello di confidenza. Ok? Quindi io dovrò arrivare, abbiamo detto, a un qualcosa che è in generale n più o meno u, dove u è grande perché è un'incertezza estesa. Chiaro? Questo è l'obiettivo finale, no? A cui ci siamo detti dobbiamo arrivare ogni volta che facciamo una misura. Come ci si arriva? Attraverso questo flowchart in pratica. Perché la prima cosa che devo fare è effettuare la misurazione ed estrarre il risultato di misura. Indichiamolo con M, M grande. Ok? Poi che cosa abbiamo detto? Ce lo dice la norma, ce lo dice la definizione. E fondamentalmente, prima di poter arrivare all'incertezza, noi dobbiamo cercare di compensare tutti gli effetti sistematici che sono presenti nel modello, negli strumenti, nella procedura di misura, eventualmente introdotti anche dall'operatore, da tutto. Quindi devo cercare di andare a compensare tutti gli effetti sistematici che io riesco a identificare all'interno del mio processo di misurazione. Ok? Quindi che cosa significa? Significa che io devo innanzitutto andarli a cercare di stimare per quello che è possibile e fondamentalmente andarli a sommare, no? Tra di loro in modo tale da creare un macro effetto sistematico E, che è per esempio la sommatoria di questi egoni, questi vari effetti sistematici che posso identificare, e che fondamentalmente abbiamo detto sono quelli che mi fanno scostare dal valore reso, innanzitutto, a causa degli effetti sistematici. E quindi, che cosa abbiamo detto già in qualche lezione fa? Vanno compensati. Come si ottiene questa compensazione? In maniera molto banale. Prendendo il valore n misurato, l'ora di partenza, e sottraendoci l'errore. Inteso come sommatoria di sta roba qua, di tutti gli effetti sistematici. In questo modo otterrò quello che io qua ho indicato con MC, cioè valore di misura compensato, il pedice C sta a indicare, diciamo, compensato. Ed è su quello che io finalmente posso andare a fare tutti i ragionamenti dell'incertezza di misura. Perché vi ricordo che l'incertezza di misura io la devo valutare ritenendo di aver, sperando, compensato tutti gli effetti sistematici. Ok? Poi vi ho anche accennato al fatto, qualche lezione fa, che gli effetti sistematici non li riuscite mai a compensare completamente. Cioè, anche se voi su un certificato di taratura trovate scritto questo voltmetro, non so, sovrastima la tensione di, faccio un esempio, un millivolt, voi quel millivolt lo andate a sottrarre, perché magari era appunto una sovrastima, e quindi la compensazione significa esattamente, diciamo, tener conto di questa sovrastima di fondo che ha il mio strumento, però su quel certificato di taratura, se ve lo andate a leggere, c'è scritto sovrastima di un millivolt con un'incertezza, non so, di 10 microvolt. E quindi che significa? Che la sovrastima non è proprio un millivolt, ma potrebbe essere un millivolt meno 10 microvolt più o meno, oppure un millivolt più 10 microvolt. Quindi, poiché la sovrastima a sua volta non è certa, quindi non è data con incertezza nulla, quella incertezza sulla compensazione poi tutto sommato si propaga, e si propaga attraverso quella formuletta dell'incertezza combinata che abbiamo visto. Ok? E quindi, una volta che io ho stimato tutti i contributi, ho
con metodi P e con il metodo A, eventualmente c'è la possibilità di fare N ripetizioni, ottengo l'incertezza combinata U con C come radice quadrata della sommatoria dei quadrati delle incertezze valutate con metodo B più l'incertezza valutata con metodo A, e poi a quel punto che cosa ho ottenuto con l'incertezza combinata? Di fatto l'incertezza tipo. Per arrivare all'incertezza estesa, che devo fare? Moltiplicare per un fattore di copertura. A quel punto ottengo la U grande, incertezza estesa, con quel fattore di copertura che ho scelto, e finalmente sono arrivato al punto di poter ottenere, scrivere il risultato di misura. Chiaro? Volete che ripeta qualche passaggio? C'è qualcosa che non vi convince? Anche voi da casa, ragazzi, se avete qualcosa da chiedere. Ok, ma questi sono i passaggi che dovreste ogni volta più o meno stamparvi nel momento in cui vi viene chiesto: valuta l'incertezza di misura di un qualsiasi processo di misura, qualunque esso sia. Ok? E che vanno fatti ovviamente nel momento in cui io ho il numeretto dello strumento e sono a quel punto devo arrivare a questa U. Ok? Va bene. Ovviamente esempi su questa cosa qua, ma ne vediamo con gli esercizi, quindi magari certi fatti diciamo, magari diventano un po' più chiari anche con degli esempi. Infine, prima di passare agli esercizi, volevo giusto spiegarvi un altro concetto che pure, diciamo così, va a chiudere un pochino alcuni dei ragionamenti che abbiamo fatto, soprattutto inizialmente, quando dicevamo che una misura può essere confrontata con un'altra solo quando ho l'idea di, appunto, della sua fascia di variabilità, no, della, a questo punto della fascia di incertezza. Se vi ricordate, questo concetto è stato uno dei primi concetti che abbiamo proprio detto all'inizio, quando abbiamo iniziato a parlare, diciamo, della qualità della misura, no? Cioè, senza conoscere la qualità della misura, io non so quanto sono confrontabili due grandezze, in generale. O quanto è realistico il superamento di una soglia, e così via. No, perché devo capire poi, attorno a quel numeretto, poi realmente, diciamo, quanto, diciamo, è incerto quel numero, quanto è largo quell'intervallo. E allora, a questo punto entra in gioco un concetto che spesso, diciamo, si applica nel mondo delle misure, e che è la cosiddetta compatibilità delle misure. Cioè, quando due misure possono essere ritenute equivalenti. Ok? Faccio un esempio. Non so, il vostro collega qui a destra si è messo lì, ha fatto delle misure di tensione su un, diciamo, un voltmetro, ha raccolto, non so, una misura 10.5 volt. L'altro collega ci va dopo 5 minuti a parità più o meno di misurando, quindi non è che cambia il circuito, lo strumento essendo lo stesso, eccetera, va là e misura 10.4. Ora, 10.4 è la misura ottenuta dal secondo collega, 10.5 quella ottenuta dal primo collega. Vi sentite di dire che queste due grandezze sono tra loro diverse o al contrario sono tra loro equivalenti? In generale? Bene, adesso vediamo perché. Così come in alcuni, ad occhio e croce, uno potrebbe dire no, ma 10 e 4 è diverso da 10 e 5. Lui invece ha detto sono equivalenti. Potrebbe avere ragione anche lui, vediamo perché.
Così come 10.449, secondo voi è diversa da 10.500? Anzi, da 450, scusatemi. Quindi 10.449 è diverso da 10.450? No, ho capito? Esattamente, quindi dipende dall'incertezza di misura. Quindi le cose che ad occhio vi possono sembrare vicine o lontane, poi dipende realmente da quel numeretto con che fascia di incertezza lo posso dichiarare, l'ho ottenuto. Perché se 10.449 l'ho ottenuto con una fascia di incertezza di 0,5 volt, allora per quello che abbiamo detto fino adesso, significa che i valori che sono all'interno della fascia 10.449 più o meno 0,5, quello è il valore della misura, quello è l'intervallo, non tanto quel numero 10.449 che ho letto sullo strumento in quel momento. Ok? E allora, quando si parla di compatibilità, che cosa significa equivalenza di due misure, fondamentalmente si va a esprimere un concetto che è quello di dire che definiti i due intervalli che caratterizzano, diciamo così, le due misure, non so, chiamiamo XM1 la prima misura, che sarà delimitata da un certo intervallo. Anzi, chiamiamolo qui. E un'altra misura che è delimitata da un secondo intervallo, quindi un secondo valore medio e, diciamo, comunque un valore centrale più che un valore medio, con una incertezza U2. E quindi in un caso abbiamo un XM1 più o meno U1, in un altro caso abbiamo XM2 più o meno U2, quindi queste sono le due, qua è un U grande, scusatemi, volendo far riferimento al fatto che comunque conviene sempre parlare di incertezze estese. Che cosa succede? Che fondamentalmente si dicono compatibili due misure se questi due intervalli si sovrappongono. Cioè se hanno, scusatemi, almeno una parziale sovrapposizione, non completamente sovrapposizione. Basta che i due intervalli hanno una, diciamo, parziale sovrapposizione per dire che le due misure possono essere ritenute compatibili, ovvero equivalenti da un punto di vista pratico. Ok? Da un punto di vista grafico, questo significa che eventualmente questi due intervalli si trovano in una situazione di questo tipo, cioè condividono praticamente una parte comune. Che cosa significa? Significa che, poiché probabilmente la misura 1 potrebbe cadere anche all'interno di questo intervallo e probabilmente la misura 2 potrebbe cadere anche all'interno di questo intervallo, poiché questa intersezione non nulla, significa che è probabile che le due misure sono equivalenti. Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui la sovrapposizione avviene soltanto sull'esterno. Sì, è al limite, perché se succede solo, diciamo così, che proprio sull'estremo le due misure sono per un pelo compatibili, è sempre un discorso statistico di ragionevolezza. Tenete presente che poi da un punto di vista analitico, diciamo, volendo valutare la compatibilità delle misure, che cosa significa? Se andate a passare dalla forma, come dire, di rappresentazione grafica di questo concetto alla forma analitica, basta dire, vabbè, qua ho indicato con x1, x2 invece di xm1, xm2, ma passatemi questa differenza. Basta verificare che se avete questi due risultati di misura, x1 meno x2, ne fate il valore assoluto e andate a, diciamo, verificare se è minore o uguale questo valore assoluto di un certo coefficiente k, ancora una volta un coefficiente di copertura, che moltiplica l'incertezza tipo su x1 più l'incertezza tipo su x2, se è soddisfatta questa condizione, le due misure si ritengono compatibili. Il fatto che ci sia un k in mezzo,
vi fa capire che anche per quanto riguarda la compatibilità delle misure è possibile valutarla con diversi, diciamo, coefficienti di copertura o con diversi, quindi, livelli di confidenza. Ok? Quindi potrei avere, diciamo, una situazione K uguale 1, K uguale 2, K uguale 3 e così via. Chiaro? È ovvio che se io faccio, diciamo, valuto questa condizione con K uguale 1 che corrisponde a circa il 68% e mi trovo, come diceva il vostro collega, per esempio, sull'estremo, quindi mi trovo nella situazione di uguaglianza qui, allora che cosa significa? Significa che sto pelo pelo a dire che sono compatibili, però lo sto dicendo con una probabilità del 68%, quindi che se sto dichiarando la non compatibilità c'è una buona probabilità, perché 1-68% che in realtà erano compatibili, no? Perché significa che i dati potevano pure stare un po' più ampi di quello che immaginavo. Allora, è ovvio che se poi aumento il fattore di copertura e quindi questo K qui dentro mi rende più rilassata, diciamo, la disuguaglianza e quindi più facile da soddisfare, lo sto esprimendo con un livello di confidenza più alto. E quindi se a un certo punto, faccio un esempio, utilizzo K uguale 3, come a volte capita, e quindi stiamo prossimi al 99%, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che io sto valutando la compatibilità con un livello di confidenza del 99%, ovvero che se a un certo punto questa disuguaglianza non viene soddisfatta, nonostante abbia scelto K uguale 3, sto abbastanza sicuro che quelle misure non erano compatibili. Perché stavo pigliando il 99%, mo devo essere proprio sfortunato che in realtà erano compatibili per quell'1%, diciamo, residuo. Ok? Quindi, in generale, quando voi avete due risultati di misura, ottenuti con lo stesso strumento, ottenuti pure con metodi differenti, perché molto spesso, proprio per quando si ha a che fare con fenomeni complicati, si tende pure a misurarli con metodi, procedure diverse, con operatori diversi, con strumenti diversi, io arriverò in generale a due risultati, x con 1 più o meno una sua incertezza, x con 2 più o meno una sua incertezza. A quel punto voglio capire se, diciamo, i risultati sono tra loro confrontabili, quindi da un punto di vista pratico, faccio questa semplice, banale, questa banale equazione, disequazione, vado a vedere, questa disuguaglianza, scusate. Vado a verificare se il valore assoluto fra i due valori che ho letto sono inferiori a, diciamo, K per U di x con 1 più x con 2, dove K lo scelgo a seconda delle mie esigenze. Ok? Ovviamente, ripeto, questa disuguaglianza scritta sulla slide non è altro che andare a dire i due intervalli sono, diciamo, fatelo come esercizio per costruzione, è banale, sono meno disgiunti. Ok? Rispetto ad un asse. Come dire. Sì, x con 1 e x con 2 sono, diciamo, i valori sono misure, entrambi sono misure ottenute attraverso il processo di prima oppure sono semplici misure elementari come... no, allora quando parlo qua di x con 1 è come se fosse MC. Cioè, ovviamente, cioè per me ogni volta che noi sputiamo fuori un nuovo dato di misura dovrebbe essere un dato compensato e la, diciamo, la sua incertezza, esatto, uno ha valutato tutta l'incertezza di misura, è arrivato all'incertezza tipo, quindi non è arrivato ancora all'incertezza estesa, semplicemente all'incertezza tipo, dall'altra parte ha fatto la stessa cosa e poi, diciamo così, in modo tale da arrivare entrambi le situazioni all'incertezza tipo, quindi dove non c'è stata già una moltiplicazione per un certo fattore di copertura, poi a quel punto il fattore di copertura torna in gioco qua nella disuguaglianza. Ok? Vi trovate? Va bene, a questo punto, diciamo, direi che perché poi è importante questo concetto della compatibilità delle misure? Cioè non è solo un fatto esercitativo numerico, ma è un fatto poi realistico, diciamo, che accade anche nel momento in cui, per esempio, diciamo, tiriamo in ballo i campioni di misura e così via, fino ad arrivare ai campioni
diciamo così, delle varie unità di misura che sono custoditi o sono implementati, come vedrete quando ci sarà una lezione specifica sul sistema internazionale, all'interno degli istituti meteorologici. Perché fondamentalmente a me cosa interessa in generale? Che io faccio la misura nel mio laboratorio con un multimetro, leggo una tensione e quella tensione sia, come valore misurato, compatibile con quello che dovrebbe essere la definizione del volt, no? Cioè, che sta, diciamo, negli studi meteorologici nazionali, che poi deve essere compatibile con gli studi meteorologici internazionali, perché altrimenti le grandezze non sono confrontabili. Così come il chilo della bilancia che misurate qua, poiché i chili o, diciamo, altre informazioni sono, diciamo, altre cose che voi andate ogni giorno a comprare, quantificate e pagate sulla base di... Gli scambi commerciali si regolano sul fatto che si utilizzi praticamente la stessa unità di misura. E quindi se io utilizzo uno strumento per misurare il chilo di frutta qua, poi quel chilo di frutta deve essere in qualche modo compatibile con la definizione del chilo. Altrimenti io non posso scambiare quel chilo con qualcun altro. Ok? Quindi questo discorso della compatibilità è un discorso, ripeto, che poi torna fortissimo nella meteorologia, dove, vedete, si parte dallo strumento di misura che ho io in laboratorio, che tipicamente c'è una fascia anche abbastanza ampia rispetto agli strumenti che sono di caratteristiche meteorologiche migliori, e poi cosa faccio? Io generalmente utilizzo il mio strumento di misura e tipicamente che cosa faccio? Lo vado a confrontare con un campione di lavoro, che spesso è, diciamo, uno strumento che sempre c'ho in laboratorio, un po' migliore di quello, che uso di meno, lo tengo un po' più salvaguardato e che c'è una fascia di incertezza più bassa. Questa mia fascia è compatibile rispetto a un certo risultato di misura con questo? Sì, benissimo, allora io sono compatibile con il mio campione di lavoro che sta in laboratorio ma che tengo salvaguardato. Quindi, diciamo, non soggetto a sbalzi, vibrazioni, perché poi gli strumenti si compongono anche per questo, sbalzi di tensione o vibrazioni meccaniche, quindi lo tengo salvaguardato. Dopodiché, campione di lavoro, quello salvaguardato, chi mi assicura che realmente a sua volta lui sta misurando bene, diciamo così, quella famosa differenza di potenziale? Lo vado a confrontare con un campione di prima linea. Il campione di prima linea è un campione di livello ancora migliore da un punto di vista di metrologico, di accuratezza, di certezza, eccetera, che magari non sta nemmeno nel mio laboratorio, sta in un laboratorio che fa tarature. E quindi che custodisce un campione di prima linea con certe caratteristiche migliori del mio strumento che vado a tarare, diciamo periodicamente. E poi a sua volta quel laboratorio che tara, chi gli assicura che quel riferimento di tensione che lui sta dando e che gli sta dicendo a tutti quelli che stanno sotto, sì, state facendo buone misure, sono tutte compatibili, diciamo, tra di loro, è compatibile con campione di misura, con diciamo, l'unità di misura, chi gli garantisce questa cosa? Il confronto ancora con i campioni primari, che sono quelli che stanno negli studi di meteorologia. E ancora una volta, sono, vedete, hanno ancora una fascia di incertezza più bassa, più piccolina, ma che se è compatibile con i vari campioni sotto, significa che quando io vado a fare questa misura qua, tutto sommato posso ritenerla confrontabile, o meglio, riferibile, si dice, con il campione primario e quindi anche con, diciamo, la definizione dell'unità di misura e quant'altro. Ok? Quindi questo discorso della compatibilità è particolarmente importante nella metodologia, oltre che da un punto di vista pratico. Perché voi, anche da voi, che potreste affacciarvi ai laboratori, non pensate solo alle esercitazioni, diciamo, di misure, ma pensate al mondo in cui potreste trovarvi fra qualche anno, no? Andate a fare una misura, faccio un esempio pure, quante volte vi giocate con speed test per vedere la velocità, diciamo, download, upload? Immaginate che voi state facendo una campagna statistica per vedere, non so, quale operatore va meglio rispetto ad un altro. Uno esce, non so, download 10.5 megabit per secondo, e poi da quella serie statistica di dati che avete fatto, tipo N osservazioni, vi viene fuori, diciamo così, 1.0 megabit per secondo di incertezza o comunque di deviazione sperimentale. Un altro vi esce 10.4 megabit per secondo con 0.5 megabit per secondo di incertezza.
qua potete dire che uno è meglio dell'altro. Probabilmente no, perché questa incertezza si mangia la differenza che c'è qua. Cioè... ogni tanto si incasina. Se andate a vedere questa formula è facile vedere che qua io ho 0,1 megabit per secondo di differenza in valore assoluto e già viene mangiata dalle incertezze. Cioè, vedi, questo fatto qua è un fatto regolare, questo fatto delle cioè dovete acquisire come ingegneri la capacità di sentire se un esperimento porta ad un risultato che può avere senso dire, diciamo, è equivalente a un altro. Cioè, non vi fate ingannare solo dal numeretto che vi viene fuori qua, perché qua qualcuno potrebbe dire 10.4, meno di 10.5, ma meglio 10.5. Però è capace, guarda, 10.5 c'ha una variabilità di 1. Megabit per secondo, invece qua per esempio c'è meno 0.5, quindi significa che i dati sono meno discosti, sono più costanti le prestazioni, sono più costanti, per dire. La condizione di compatibilità cosa comporta? Dipende diciamo così, poi dall'obiettivo, no? Della valutazione. Ripeto, per esempio, non so, negli esperimenti un po' più complicati, in quegli esperimenti pure di fisica, nei laboratori, magari riuscire a garantire la compatibilità di due esperimenti significa che quei risultati sono tutto sommato più affidabili, possono ritenersi diciamo affidabili, perché purtroppo che cosa succede? Che nei processi di misura un po' più complicati intervengono, come un po' vi abbiamo cominciato a bombardare, tanti di quei fenomeni esterni, nemmeno noti facilmente, non controllabili, che possono tranquillamente polarizzare il risultato, cioè spostarlo, aggiungere un effetto sistematico che, e voi non, ma voglio, sì, che vi diciamo compensandolo, ma se voi non ve ne siete manco resi conto. E allora avere un altro metodo, un altro operatore, un'altra procedura, un altro strumento che fa la stessa misura, quindi cerca lo stesso misurando, e diciamo anche lì ottengo un risultato che è simile, allora sono abbastanza confidente che quelle due cose sono, diciamo, equivalenti. Ok? Quindi questo è giusto per farti un esempio pratico in situazioni in cui, diciamo, è interessante. E poi, ripeto, in tutti quei discorsi della metrologia, fondamentalmente, che portano a garantire la riferibilità delle misure in generale. Ora, detto questo, io direi di cominciare a fare qualche esercizio, se siete d'accordo. Ragazzi, voi da casa tutto tranquillo? Io adesso toglierò la condivisione dello schermo, quindi, diciamo, perché non è necessaria, andiamo principalmente alla lavagna. Voi la lavagna la riuscite a vedere bene oggi? Date un feedback? Ok, perfetto, grazie. Forse mi poteva servire qualcosa, vabbè, magari ci siete al momento la utilizza. Anche perché è registrata proprio... Sì, si vede, ho visto, sulla registrata ho visto che poi si vede... Beh, adesso dovrebbe, diciamo, interrotta, quindi non si dovrebbe... Cioè, dovrebbero vedere solo la lavagna. Allora, avete bisogno di qualche minuto di pausa? Magari ho visto qualcuno che si è allontanato o vogliamo continuare? Giusto un paio di minuti, che dite? No, sono le 10:02, giusto un paio di minuti, è proprio veloci veloci prima di... Okay. Thank you.
Un attimo, chiamare pure i nostri colleghi, così. Allora, cominciamo con questo primo esercizio, poi ovviamente gli esercizi li caricherò anche su Classroom, così ci avete anche le soluzioni. E allora, questo primo esercizio, supponiamo di aver eseguito 30 misurazioni consecutive di una differenza di potenziale e di aver ottenuto i seguenti valori sintetici, quindi i conti ve li abbiamo fatti noi. Abbiamo collezionato 30 misure, vi abbiamo fatto i conti e viene fuori che il valore medio della tensione, della differenza di potenziale misurata, è uscito fuori dalla calcolatrice 3.974 volt. E la deviazione standard sperimentale, che indichiamo con SX, 0,0731 volt. Ragazzi, voi a casa ci vedete? Riuscite a vedere quello che scrivo? Ok, grazie. Allora, dati questi, diciamo, e poi so che abbiamo ottenuto questo su N uguale 30 osservazioni.
qua supponiamo che non ci siano effetti sistematici, quindi che non devo compensare nulla, eccetera, quindi ci troviamo già nella condizione in cui praticamente siamo quasi pronti per scrivere l'incertezza di misura, tranne per il fatto di che mi viene chiesto, come qualcuno diceva, ma devo usare per forza il K reale, supponiamo di voler determinare l'incertezza estesa associata ad un livello di confidenza del 75%. Quindi questo è un altro dato d'ingresso. E questa cosa la voglio valutare sia nel caso in cui questa distribuzione è magari modellabile, perché ho fatto anche un test del chi-quadro con una distribuzione rettangolare, quindi un primo caso è distribuzione rettangolare, e sia nel caso che la distribuzione sia gaussiana. Ok? Questi sono i due casi che voglio andare a valutare. Partendo da questi dati in ingresso, quindi ho fatto 30 osservazioni, ho ottenuto questi valori sintetici, voglio valutare con certezza estesa, con livello di confidenza del 75%, nel caso in cui la distribuzione sia rettangolare e nel caso in cui sia invece gaussiana. Quindi entrambi i punti devo svolgere. Ok? Allora, come si procede? Allora, partiamo dal caso della distribuzione rettangolare, quindi cancello un attimo qui. Allora, la prima cosa da fare, in realtà questo vale anche per la distribuzione gaussiana in generale, quindi diciamo vale in entrambi i casi, è quello di calcolare l'incertezza tipo. Perché? Perché io che dato vi ho dato? Scusatemi il gioco di parole. La SX, che per me è la deviazione standard sperimentale, lo scarto tipo, ma di che cosa? Delle N osservazioni. Ok? Quello che però vi abbiamo detto, no? È che quando poi il mio risultato di misura verrà rappresentato dal valore medio, a partire da questo SX, l'incertezza tipo si ottiene facendo SX diviso radice di N, dove N è 30, nel caso specifico. Quindi la prima cosa da iniziare comunque a calcolare, ripeto, a prescindere dalla distribuzione che andiamo a ipotizzare, è l'incertezza tipo, che è data da SX su radice di 30, che, se non ho sbagliato i conti, è 0.01335 volte. Ok? Benissimo. Ora andiamoci a cimentare sulla questione della distribuzione rettangolare. Allora, fondamentalmente, se devo calcolare l'incertezza estesa corrispondente a questo intervallo di confidenza, cosa voglio dire? Che in pratica, se io mi disegno la distribuzione rettangolare, al solito, avrò una cosa che praticamente assomiglia a questo, no? In cui ho il mio valore medio x segnato. Poi, che cosa abbiamo detto? Che tipicamente la distribuzione rettangolare si costruisce aggiungendo un'altra informazione, che è l'ampiezza complessiva, o, se mi piace di più, la semiampiezza della distribuzione, che spesso viene indicata col termine A. E che una volta che ho definito A, fondamentalmente ho definito anche l'altezza della distribuzione, perché considerando sempre che l'area deve essere unitaria, l'altezza non può essere che 1 su 2A in generale. Ok? E allora, una volta che ho fatto questo ragionamento, devo ricordarmi anche un altro fatto, no? In generale.
che per la distribuzione rettangolare questo intervallo complessivo che va da meno a a più a attorno a x segnato corrisponde a un livello di confidenza del 100%, ovviamente, perché per come è fatta la distribuzione rettangolare. Quindi mi aspetto, se io voglio trovare quell'incertezza estesa corrispondente al livello di confidenza del 75%, che fondamentalmente io debba andare a individuare un sottointervallo, no? Sull'asse delle x, tale per cui praticamente il livello di confidenza è 75%. Mi trovate? E cioè, che significa? Che l'area all'interno di questo intervallo sarà 0,75. Ok? Quindi questo è l'obiettivo del problema, dell'esercizio. Se non diciamo anche fenomeni aleatori, dovremmo valutare anche l'incertezza di tipo P? Abbiamo supposto che non ci siano effetti sistematici e che non ci sia altro, quindi l'unica incertezza che consideriamo è consideriamo solo l'incertezza valutata con metodo A ed è quella che stimiamo con questa incertezza T. Allora, il fatto che ci sia un fenomeno aleatorio del definito non dà l'idea anche di un'incertezza di tipo P? Non ho capito, scusami. Essendo l'incertezza di tipo P basata su concetti probabili, cioè informazioni probabilistiche, no, no, non è detto. Io qua è semplicemente che magari ho fatto un test del T4 e mi è venuta fuori che la distribuzione che meglio potrebbe approssimare questa distribuzione dei dati è la distribuzione rettangolare. Ok? Ora, cosa so di questa distribuzione rettangolare? Però, questo già dagli esercizi che abbiamo fatto nella scorsa lezione, che fondamentalmente la sigma di questa distribuzione rettangolare a quanto è uguale? A diviso radical 3, bravi. Ok? E nel caso specifico, sigma è anche uguale a Sx diviso radice di 30, che sigma non è altro che lo scarto tipo, che è quello che vi ho fatto calcolare là. Ok? Quindi, da questa formuletta, ciò fondamentalmente l'unico, diciamo, incognita è la A, e quindi, in pratica, ottengo che A è uguale a radice di 3 diviso radice di 30 e Sx. Ok? Perché fondamentalmente qua non avevo la A, ce l'ho disegnata questa distribuzione, ma non conoscendo quanto valeva appunto A. Ma perché io ho fatto questo ragionamento di andare ad A? Perché poi applico semplicemente una proporzione per ottenere quello che è il mio obiettivo. Perché? Perché se io so che ad A corrisponde un livello di confidenza del 50% più 50%, poiché questo è un rettangolo, posso applicare proprio una proporzione lineare per ottenere quella semiampiezza che corrisponderà a 75% diviso 2, oppure quella ampiezza totale che corrisponderà a 75%. Ok? Basta fare una proporzione matematica, molto banale. Tanto A ce l'ho, c'ho tutto qua. Ok, che l'obiettivo era quello di individuare cosa? Questa fascia qua, questo intervallo. A che corrisponde questo intervallo? Se lo prendo doppio, mi dà livello di confidenza del 75%. Se voglio pigliare solo la semiampiezza, ovviamente il 75% diviso 2 dà la simmetria della distribuzione. Mi trovate? Come cambia la temperatura della telecamera? Si è zoomata. Forse perché stavo troppo vicino, stavo vicino. Adesso si rivede. Si rivede meglio, forse ha fatto un autofocus. Zoomarlo da solo. Ancora non si vede, ragazzi.
Provo un attimo a vedere se riesco a aggiustare con lo zoom. È un problema secondo voi di focus o di zoom? Cioè appare sfocato o appare troppo ingrandito? Zoom, ok. Vediamo un po'. Allora, perfetto così. Sì, però dice adesso che vedrò bene. Come la fa mostrare però questa? Ah, eccola qua. Va bene. Ok, sì. La sigma lì è la direzione standard Sì. Perché e allora SX che anche la direzione standard siamo rispetto all'X medio. Stiamo parlando della distribuzione del valore medio. Se avessimo detto, diciamo considerare. SX diciamo Allora, quando diciamo SX, diciamo la deviazione standard del campione, quindi delle N osservazioni, delle 30 osservazioni. Quindi che significa da un punto di vista pratico? Che se io qua, invece di centrare la distribuzione su X segnato, l'avessi centrata su uno qualsiasi di questi N, diciamo, allora avrei utilizzato come sigma direttamente SX. Ma poiché la distribuzione l'ho centrata su x segnato, che è il valore medio, la corrispondente sigma si ottiene come Sx diviso radice di n. quindi il valore medio non è nessuno di quei 30 campioni. Esatto. Perché diciamo non è nessuno, il valore medio è ottenuto generalmente da una elaborazione matematica, no? Come 1 diviso n della sommatoria. Quindi non coincide con uno di quei campioni. E quindi si distribuisce con una sigma che è Sx diviso radice di 30. Direzione standard sperimentale e non sperimentale. Ora Sì. sperimentale è data da come Sommatoria 1 su n dire, meno 1 da della sì, radice degli scostamenti al mentre la quadrato. direzione standard è relativa alla distribuzione. Ma No, perché stiamo facendo perché un'ipotesi di distribuzione, sì. la direzione standard è quella direzione standard sigma è relativa alla distribuzione, mentre se X è la direzione standard Del campione, legata al campione. sì. Sì. Ma quando la dividiamo per radical 30 o radical n, cosa comporta? Cioè, qual è il legame tra queste due cose? Allora, il legame è che se io, era quello che stavo dicendo a lui prima, cioè se io di questi n campioni, di questi n punti, di questo campione, ne prendo uno a caso. E voglio capire, voglio disegnarne, a questo punto voglio fare un'ipotesi di distribuzione complessiva. Che cosa faccio? Vado a centrare la distribuzione su quel generico campione, iesimo, quello che stava all'interno dei 30, e poi, diciamo così, la mia sigma di quella distribuzione è SX, non SX diviso radice di n. Poiché però io sto prendendo il valore medio, perché ritengo che sia quello rappresentativo della mia popolazione, di questo mio campione, allora a quel punto diciamo, sigma e quindi la dispersione sperimentale del valore medio è dato da Sx diviso radice di n. Questa è la differenza. Non so se adesso sono stato più chiaro. Ok? È semplicemente dire chi per me è rappresentativo poi del risultato di misura. Ripeto. Diciamo questo perché noi stiamo facendo la x segnato come valore rappresentativo finale, come spesso si fa, cioè se io faccio n osservazioni poi dico la media. Però nessuno mi vieterebbe in generale di utilizzare di quegli n campioni uno qualsiasi di quegli n. Però a quel punto la domanda che io poi faccio a voi è, ok, ma quello se io ho preso uno qualsiasi di quei punti, qual è la, diciamo, deviazione standard che dovrò considerare eventualmente per diciamo così, stimarne una potenziale distribuzione, e in quel caso, poiché non è la media, è direttamente Sx, che è ovviamente più ampia. Ok? È ovvio che questo stesso esercizio si poteva fare pari pari, considerando che la distribuzione non era centrata su x segnato, ma quale sarebbe stato l'effetto? Semplicemente un allargamento della distribuzione, perché non sto considerando più il valore medio.
Ok? Ora, detto questo, quindi attraverso questi dati riesco a ottenere A e poi devo fare una semplice, diciamo, proporzione. Per ottenere questo famoso, chiamiamolo delta, perché fondamentalmente possiamo fare questa proporzione. 2 delta sta a 0.75, che è il livello di confidenza che volevo, come 2A sta a 1, ovviamente. 0,75 1. Ok, mi trovate? Mi trovate, ragazzi? Sì, sì. E da cui ottengo che fondamentalmente verrà fuori, se vi andate a fare i conti e io non ho fatto errori, dovrebbe venire fuori che praticamente delta è uguale 0,75A e quindi U, che corrisponde all'incertezza estesa con livello di confidenza. Professore, A quanto valeva? Diciamo, allora vale 0.001335, se non mi sbaglio. Perché da il valore intermedio non lo so, però ve lo calcolate di nuovo il risultato finale. Sì, verificate un attimo pure voi se non ho sbagliato i conti. Comunque, ovviamente, qua non è ampere, ma è 0,75 per A, dove A abbiamo detto che era radice di 3 diviso radice di 30 per S. E se vi fate i conti, e se io non ho sbagliato, questo 75% che è uguale a delta dovrebbe venire fuori a pari a 0,01734 volt. Ok, segnatevi questo numero, poi diciamo, ripeto, ve lo controllate un attimo voi con i conti, che se no non ce la facciamo a fare anche gli altri esercizi. Ora, a questo punto abbiamo finito. Come i conti sì, però ci manca giusto un altro piccolo step che completerà un altro aspetto importante, anche diciamo così, quando poi si vanno per esempio a fare dei report, le relazioni e quant'altro. E cioè dobbiamo andare a capire come, una volta che ho stabilito il risultato di misura e ho calcolato l'incertezza di misura, come si scrive il risultato di misura. Perché fino adesso lo abbiamo detto da un punto di vista letterale, ma non abbiamo mai visto poi con i numeri, no? Allora, vediamo quali sono le convenzioni che solitamente si impiegano per poi scrivere un risultato di misura completo. E allora, se questi sono i valori che abbiamo ottenuto, io qua posso cancellare, perché tanto ormai sono passaggi che avete visto. Allora, che cosa si fa solitamente? Una volta che ho determinato l'incertezza estesa, la prima cosa che si fa è andare a fare un ragionamento su quante cifre mi servono per descrivere l'incertezza di misura. Ok? E in particolare che tipo di, diciamo, di ragionamento quindi si fa? Qua non c'è una regola valida in generale, cioè nel senso che io potrei, per una certa applicazione, voler portarmi dietro anche più cifre dopo la virgola, e per altre applicazioni invece non mi servono tutte queste cifre. Allora, vi dico già che nelle applicazioni, come dire, di appunto esperimenti particolari, dove mi serve portarmi dietro tutti i numeri, posso pure andare oltre la terza, la quarta cifra significativa dopo lo zero, dove significativa significa diversa da zero. Ma nella maggior parte delle applicazioni pratiche, quindi nostre anche, la convenzione che più o meno vige a livello, diciamo, internazionale è quello di al massimo esprimere l'incertezza estesa con due cifre significative dopo la virgola.
Ok? Cioè, che significa? Che la prima cosa che generalmente io faccio, dopo che ho quindi durante i conti le cifre me le sono portate tutte, quindi lì io evito di commettere, come dire, errori di troncamento, diciamo approssimazioni già a monte, quindi nella propagazione dell'incertezza, in tutti i conti che mi sono fatto prima, là tutto sommato me le porto un po' di cifre dietro, perché altrimenti quello poi arrivo poi ad una valutazione troppo, diciamo, poco affidabile anche dell'incertezza. Però quando arrivo al risultato finale faccio un troncamento, ed in particolare la convenzione che solitamente utilizziamo noi, ed è, diciamo, ripeto, la maggior parte dei casi a livello mondiale, è quello di considerare, diciamo, due cifre significative dopo la virgola, ovvero questa incertezza estesa la si approssima con due cifre. Quindi, poiché qua c'è un 3,4 e quindi non è qualcosa di superiore a 5, questa qui diventa 0,017. Ok? Quindi la prima cosa che si fa è che la U è uguale a 0,017 volte. Ok? Dopodiché, una volta che io ho stabilito, questa è la U, ovviamente U al 75%. Una volta che ho stabilito questo, poi cosa mi serve solo da fare? Da sistemare misura più o meno incertezza di misura. E qual è ancora una volta la convenzione? Quella di far guidare, per quanto riguarda il numero di cifre, farsi guidare dall'incertezza, che rappresenta pure un grado di indeterminazione, no? Della mia grandezza. E allora cosa significa? Significa che se anche la mia grandezza magari veniva fuori da un'elaborazione, come abbiamo detto prima, il valore medio è un'elaborazione, e quindi magari dalla calcolatrice, dal computer, da Excel, mi uscivano 12.000 cifre, ovviamente, a maggior ragione perché quella era un'elaborazione, non sono dati troppo reali, e allora qual è la convenzione? Quella di dire, ok, mi fermo con lo stesso numero di cifre dopo la virgola che ho usato per l'incertezza. Quindi che significa? Che ancora una volta, qua magari mi sono portato tutti i dati inizialmente, ma poi quando andrò a scrivere il risultato di misura farò un troncamento, farò un'approssimazione, tenendo in considerazione di quante cifre dopo la virgola c'ho qua per l'incertezza. Quante ce ne ho dopo la virgola? 3. Quindi ce ne ho due significative, ma 3 dopo la virgola. Due significative significa quelle diverse da 0. E quindi dovrò esprimere, poiché ci sono 3 cifre, quel risultato dovrò approssimarlo con 3 cifre dopo la virgola, ovviamente facendo le approssimazioni. E quindi che significa? Che il risultato finale sarà, questo qua diventerà praticamente 3.975 volt. E il mio risultato complessivo che devo andare a dichiarare da questa misura è questo qui, cioè x segnato più o meno u con livello di confidenza del 75%, lo scrivo in maniera esplicita giusto per ricordarcelo, è uguale a 3.975 più o meno 0,017 volt. Va bene? Ciao ragazzi. E quindi poi, volendolo dichiarare a voce, io ho che il mio risultato di misura è 3.975 più o meno 0,017 volte di incertezza estesa con livello di confidenza del 75%, avendo assunto una distribuzione rettangolare nel caso specifico. Ok, avendo assunto che il dato si distribuisse in maniera rettangolare, perché magari un test del Q4 mi ha consigliato così, mi ha suggerito così. Ok? Nel caso della normale, della distribuzione gaussiana,
Ovviamente, diciamo, da un punto di vista procedurale vale esattamente lo stesso. Cambia il fatto che non c'ho più la distribuzione, diciamo, rettangolare, ma c'ho la gaussiana. Però il concetto di dover andare a individuare quel delta che serviva a garantirmi il 75% del livello di confidenza vale uguale. E lo facciamo magari velocemente, giusto perché al solito poi potete controllare a casa i punti di dettaglio. Al solito che cosa diciamo di fare? Disegniamoci la distribuzione, mettiamola su xMed, qui abbiamo la rispettiva sigma. Quello che devo andare a cercare, poiché con la più o meno sigma raggiungiamo il 68%, al solito un valore notevole, mi aspetto che il famoso delta, in questo caso, che mi consente di coprire un'area che non è più o meno il 68%, ma è il 75%, sarà un po' più a destra di sigma, se la vedo il lato destro. E quindi, diciamo così, io devo andare a cercare questo delta, tale per cui se io mi vado a calcolare l'area all'interno di tutta questa parte, ottengo 0,75. Cioè, volendo indicare con x di b il valore dato da x segnato più delta, che cosa devo andare a fare, volendo formalizzare il problema? Dobbiamo individuare quell'x delta tale per cui la probabilità x sia interna a questo intervallo sia uguale a 0,75. Solo che la vedo visualizzata al contrario, non so se la casa voi la vedete bene. Sì, si vede Ah, soltanto ok. lei che la vede, aspetta. Però nella versione registrata la vedete comunque bene. Ok. Forse poi nella registrazione. Dobbiamo capire se nella registrazione viene al contrario. Vabbè, importante comunque ci sta pure lo speech sotto, quindi diciamo dovreste comunque riuscire poi a ribaltare. E allora, a questo punto, ancora una volta, diciamo, come posso risolvere questo problema? Ormai abbiamo fatto un po' di esercizi sulla gaussiana. È un problema in cui devo conoscere la scissa corrispondente ad una certa area. Ovviamente, se a questa area corrisponde lo 0,75, significa anche dire che se vado sulla distribuzione standardizzata, che a media nulla, ovviamente dopo aver fatto il passaggio z uguale x meno mu diviso sigma, eccetera, significa magari andare a cercare quell'area, se utilizzo quella tabella che mi fa vedere da 0 a z, cioè che mi dà le aree da 0 a z, che è una delle due tabelle che abbiamo visto l'altra volta, devo trovare quell'area che corrisponde a, cioè quel delta, scusatemi, tale per cui qua ottengo un valore che è esattamente la metà rispetto a 0,75, ovvero 0,375. In questo caso, scusatemi, più che delta dobbiamo trovare zeta di delta, no? Zeta corrispondente a quel delta. Perché ormai siamo passati alla standardizzata. Ovviamente, diciamo, cosa faccio? Vado in quella tabella, faccio finta di esserci andato, ci andate voi per l'esercizio, e dovreste trovare, se non ho fatto errori, che questo zeta delta è uguale a 1,15. Ok? A questo punto non mi resta altro che ricordarmi che praticamente zeta delta non è altro che x delta meno x segnato
diviso la corrispondente sigma, che ancora una volta è, per i motivi che dicevamo prima, SX diviso radice di 30, per ottenere fondamentalmente, se vi fate un po' di conti, e al solito lo verificherete per esercizio, che in questo caso specifico, nella distribuzione standardizzata, scusatevi, gaussiana, otterrete che delta è uguale a 0.01535 25 volt. Ancora una volta vi faccio notare che mi sono portato tutte le cifre appresso per adesso. Non ho fatto approssimazioni durante questi conti, ma mi rendo anche conto che questo delta non è altro che quella U al 75% che andavo a cercare, cioè l'incertezza estesa era l'obiettivo di questo esercizio. E quindi a quel punto, visto che devo andare a scrivere l'incertezza e poi dovrò andare a scrivere il risultato di misura come abbiamo fatto prima, iniziamo a vedere dove troncare le cifre. Ed in particolare posso cancellare qua questa qui che abbiamo detto coincide proprio con quella U al 75%, abbiamo detto quando inizia a chiamarsi incertezza, perché la devo esprimere nel risultato finale, devo fare quel ragionamento che dicevo prima, tronco alla seconda cifra significativa, dopo la virgola, ovvero 0,015 volt. Siamo pronti per esprimere di nuovo il risultato di misura e questa volta il risultato di misura sarà dato, ancora una volta devo troncare dopo tre cifre dopo la virgola e quindi verrà ancora che x più o meno incertezza estesa su x con livello di confidenza del 75% nel caso specifico è uguale a 3,975 più o meno 0.015 volt. Ok? E ovviamente se lo vado a confrontare con quello di prima, 0.017, se non mi sbaglio era l'incertezza, questa qua è un po' più bassa, perché? Perché a livello di livello di confidenza, ovviamente la distribuzione rettangolare sta parandola su tutto l'asse, questa comunque è un po' più concentrata, più densa, e quindi mi trovo pure che a parità di livello di confidenza, diciamo così, l'intervallo sia un po' più stretto rispetto a prima. Ok, giusto volendo confrontare le due distribuzioni. Però vi fa pure notare che appunto, a seconda poi della distribuzione che utilizzo, ha fissato il livello di confidenza che mi serviva, l'intervallo cambia. Perché è giusto che sia così, cambiano le distribuzioni. Ok? Avete qualche domanda su questo esercizio? Ripeto, io poi ve li fornisco pari pari, così come li ho diciamo, scritti io su Classroom. Quindi potete, comunque avete diciamo, tutti i passaggi, quindi potete anche verificare se c'è qualche errore che non è. Ok? Posso andare avanti su un altro esercizio? Benissimo, allora facciamo un altro esercizio che dovrebbe essere più veloce. In cui supponiamo di aver misurato una corrente con un amperometro e che questo amperometro ci ha fornito sul suo display questo risultato. Ok, quindi sul suo display...
sono 54.371,75 microampere. Bene. In più, c'è qualcuno che ha già calcolato per me l'incertezza da associare a questa misura specifica dell'amperaggio. Non mi interessa nemmeno con quali metodi, semplicemente so che l'incertezza, la U con I, sulla misura effettuata dall'amperometro è 0.005928 milliampere. Ora, questa qua è l'incertezza tipo, ok? Quale altra informazione c'ho? C'ho l'informazione che, allegato a questo strumento, c'è un certificato di taratura che fondamentalmente mi indica che questo errore, questo amperometro commette un errore nella misura di corrente del valore pari a 0.520 milliampere. Quindi ogni qualvolta lui, diciamo, fa una misura di corrente, aggiunge in effetti 0.520 milliampere, cioè 520 microampere. Ok? Mi è noto da un certificato, da un documento a parte, oltre le specifiche dello strumento, quindi un certificato di taratura. A questo punto, obiettivo dell'esercizio è: noti questi dati, e noto anche che anche su questo E c'è un'incertezza, perché come vi dicevo prima, anche chi vi tara lo strumento, per quanto lo faccia con uno strumento che è meglio del vostro dal punto di vista metrologico, passate il termine meglio, diciamo in questa fase in maniera un po' più qualitativa, per quanto sia sicuramente più performante da un punto di vista metrologico, però non può mai garantirci che lo scostamento complessivo tra quello che misura il suo campione durante la taratura e quello che misura il nostro strumento durante la taratura sia privo di incertezza. E quindi anche su questa UDE, anche su E, ci sta un'incertezza non nulla. Quanto vale questa incertezza? 0.080 milliampere. Una volta che ho questi dati, qual è l'obiettivo? È fondamentalmente calcolare due cose. Da un lato il valore corretto della misura, quindi il valore compensato. Quindi voglio quello che abbiamo chiamato MC' per indicare compensato, poi lo chiamiamo I con C, giusto per indicare che, diciamo così, è la corrente compensata. E poi vogliamo l'incertezza sul valore compensato. Ok. Partiamo dal primo quesito. I con C. Da che cosa è dato, secondo voi? Esattamente. Bravo. Quindi, I con C è dato dal valore misurato. Normalmente l'errore effettivamente potrebbe pure avere un segno. Certo, potrebbe anche essere negativo lì, diciamo, dipende se sovrastima o sottostima, però diciamo si prende con il suo segno, quindi nel caso specifico un segno positivo. Però se era un segno negativo si compensavano i due segni. I meno E, la prima cosa da fare. E quindi, se non ho sbagliato i conti, questo viene 53,85175 milliampere. Ho riportato tutto in milliampere, dai microampere iniziali. Ok? Questa cosa qua è abbastanza pacifica e banale. Dopodiché andiamo a capire come si calcola questa UDI con C. Come si calcola questa UDI con C? Allora, chi è I con C? Propagazione dell'incertezza. Perché I con C chi è? È questa. Quindi posso scrivere che la I con C
è uguale a una certa f di i ed e, dove su i e su e esiste un'incertezza. Sì, e allora abbiamo il principio di relazione di incertezza. Quindi, per me è come se fosse una misura indiretta la i con c, praticamente. E quindi, applicando la propagazione dell'incertezza qui sopra, e volendo fare appunto le cose in modo per adesso magari meno efficiente, ma sicuramente più rigoroso, cioè applichiamo il principio di propagazione dell'incertezza, e cosa scriviamo? Che la u su i con c è uguale alla radice quadrata di che cosa? Derivata di f rispetto a i al quadrato per u quadro di i più derivata di f rispetto a e al quadrato per u quadro di e. Ok? Siamo. Ovviamente, derivate di queste due cose sono banalissime, quindi verrà un quadro di i più un quadro di e, perché le derivate sono unità, le parti al quadrato fanno 1. E quindi non mi serve altro che metterci il numero, i numeri lì dentro di che cosa? Di questo e di questo, che erano i dati di partenza. Vi faccio notare che, volendo, questo era pure un caso notevole, no? Perché era il caso y uguale a più b, o x più y, non mi ricordo come l'ha indicato, come stava sulle slide. Comunque, è il caso in cui avete somma di cose, quindi fondamentalmente potreste pure fare direttamente senza passare per le derivate. Però, come vi ho detto all'inizio della lezione, se passate per il principio di relazione dell'incertezza non sbagliate mai. Cioè, non andate magari a memoria a ricordarvi casi notevoli. Facendoci un po' di conti qua, e ovviamente al solito vi invito a verificarli, dovrebbe venire fuori che questa u di i con c è 80,219,33 microampere. Ok, vedete, ancora una volta mi sono portato tutte le cifre. Quando arriverò a esprimere il risultato finale di misura e quindi darò anche un significato di incertezza estesa, quindi quantificherò l'incertezza estesa, sceglierò un fattore di copertura, eccetera, farò il troncamento delle cifre a quello che mi serve. Supponiamo di utilizzare k uguale 1 come coefficiente di copertura, e quindi di fatto che questo qui è proprio anche l'incertezza estesa, purché lo si dichiari, no? Che è stato utilizzato con k uguale 1, avremo che se esprimo tutto in milliampere otterrò questo valore qua, il valore di prima, no? Questo qua che è il valore I con C, più o meno la sua incertezza. Per adesso scriviamocela giusto ancora per esteso, in modo tale da riportare questo in milliampere. Ma per quello che ci siamo detti prima, questo qua è semplicemente questo riportato in milliampere. Cosa abbiamo detto? Dobbiamo troncare alla seconda cifra significativa, dopo la seconda cifra significativa, e quindi che cosa significa? Che io a un certo punto queste cifre me le posso scordare, e quindi il mio risultato di misura sarà 53.851 più o meno 0,080 milioni. Quindi ho troncato ovviamente anche il risultato di misura allo stesso numero di cifre dopo la virgola di incertezza, dichiarando appunto che questo vale come incertezza estesa a livello di confidenza del 68%, quindi il fattore di copertura unitario. Dimmi. Io l'ho troncato.
Sì. Abbiamo sì, forse questo qua poteva essere più un 2, sì. Sì, grazie. Ok? Chiaro anche questi passaggi. Quindi questo, così abbiamo visto anche un esercizio in cui c'è il discorso della correzione in mezzo, del fatto che bisogna prima fare la correzione sul risultato di misura, poi una volta che ho modellato la correzione matematicamente, di fatto col principio di propagazione sono arrivato a determinare l'incertezza complessiva. Abbiamo fatto un'ipotesi. L'incertezza U con C non rappresenta la deviazione standard. Non è un'incertezza tipo, ecco. La U di con C all'inizio, diciamo sì, la U di con C potrebbe, è già un'incertezza tipo, cioè tutte quelle che io indico con U piccolo sono già incertezze tipo. Poi da cosa sono state derivate? In questo esercizio non era importante, nel senso da come sono scaturite non è importante. C'ho dei fogli, delle carte che mi dicono che, diciamo, in un caso è questa qui, in un altro caso è quest'altra, e a quel punto, diciamo così, devo metterle insieme per arrivare all'incertezza finale. Poi è ovvio che quando andremo in laboratorio, quando faremo qualche esercizio un po' più specifico, anche sui multimetri, per esempio, voi vedrete come si ottiene questa U con I da una misura fatta da un amperometro. E poi là entrerà in gioco che ho utilizzato un approccio di tipo A piuttosto che di tipo B, ho fatto N osservazioni o no, che ipotesi di distribuzione ho fatto nel caso in cui abbia utilizzato un approccio a priori. Quindi, diciamo così, là entra il modo in cui si determina questo numeretto. Noi adesso siamo al punto in cui questo numeretto qualcuno ce l'ha dato e adesso dobbiamo comporre tutto il resto per arrivare all'incertezza finale. Okay? Facciamo un ultimissimo esercizio, e pure questo qui è abbastanza rapido. Allora, supponiamo di aver misurato il periodo di un segnale sinusoidale, per esempio, e aver ottenuto t con x uguale 20 millisecondi con un'incertezza tipo uguale a 0,65 millisecondi. Quindi ancora una volta, non so come è stato ottenuto questa incertezza, so solo che qualcuno l'ha misurato questo periodo con questa incertezza. Obiettivo dell'esercizio è calcolare la frequenza di questo segnale, chiamiamola f di x, e ovviamente la sua incertezza. Per quanto riguarda il primo punto, penso sia abbastanza banale, quanto vale, diciamo, fx, o meglio, come si calcola? È il reciproco di t con x. Quindi ci abbiamo che, essendo fx uguale 1 su t con x, poi mi dico io anche che è uguale a 50 Hz. Ok? Ora, vorrei il suggerimento da voi, dimmi. Millisecondi, quindi 50 kHz. No, sono 20 millisecondi, sono 50 Hz. 1 su 20 per 10 alla 3. 20 millisecondi, non 20.000. Allora, tu c'hai 1 su 20. 20 per 10 alla meno 3. Però sopra va 10 alla 3. È 10 alla 3 diviso 20 fa 50.
1000 diviso 20 fa 50, e quindi su 50 Hz. Ok? E questo è il primo dato. Aiutatemi a calcolare la U di F di X. Cosa fareste? Ditemi. Voglio giusto un consiglio da voi. Allora, o facciamo le derivate. Perché? Perché di fatto questa F di X la posso vedere come una G, ma giusto non la chiamo F per non confonderci con la F della frequenza, è una G di T con X. Certo, perché non l'ho misurata direttamente, ma io ho misurato direttamente il periodo e indirettamente sto ottenendo la F. Giusto? E quindi potrei poi proseguire con il principio di relazione dell'incertezza e quindi dire, ok, a questo punto la U di Fx che cosa è uguale alla radice quadrata di che cosa? Della derivata di G rispetto a Tx al quadrato per U quadro di Tx. Ti trovate? Questa è la definizione del principio di relazione dell'incertezza applicata a quel caso specifico. Da cui, diciamo, otterrei ovviamente una cosa che 1 su t alla quarta x, una volta che ho già elevato al quadrato, per u quadro di tx, è ancora uguale a u di tx diviso t quadro di x. Che se mi vado a fare i conti è 1.625 Hz. Questa è la derivata di 1 su x, perché meno 1 x qua su x quadro elevato al quadrato fa 1 su x alla quarta, ok? E quindi facendo i conti vi esce questa roba qua. E questo qua poteva essere, voglio dire, un primo approccio. Ci sarebbe però un approccio che ho sentito bisbigliare, alternativo e magari più veloce, che tenga conto del fatto che se io vado ad analizzare questa, diciamo, formuletta, capisco che di fatto è un caso notevole. Perché? Perché è come se fosse A su B, Y qua, A su B, dove A è una costante. Ok? E quindi in quel caso là specifico, che cosa avete visto anche ieri col professore, abbiamo rapidamente richiamato anche oggi a inizio lezione? Che io, invece di andarmi a fare le derivate come ho fatto qua, posso applicare una piccola scorciatoia. Perché posso fare praticamente che un punto di f di x al quadrato è uguale a un punto al quadrato del numeratore, che però abbiamo detto è 0, più un punto al quadrato di t con x. E quindi è uguale a un punto al quadrato di t con x, ovvero un punto di f di x è uguale a un punto di t con x. Vi trovate questi passaggi? Cioè, queste semplicemente ho applicato direttamente la formuletta che avete visto ieri col professore Bento. L'ho particolarizzata a questa formula. Ovviamente nel numeratore la derivata è nulla, quindi voglio dire questa u punto è 0, e quindi rimane solo questa cosa qua, ovvero poi faccio la radice quadrata su entrambi i membri e ottengo che u punto di fx è uguale a u punto di t. Perché non avevo visto il quadrato del primo. Ah, ok. Stanno qua, una volta che avete fatto questo, l'esercizio perché diventa più rapido? Perché se io ho fatto questo, fondamentalmente, abbiamo detto, non devo fare le derivate, e poiché per definizione io ho che U di un punto fx, che cos'è? Ditemelo voi, che cos'è un punto di fx in generale? Esatto, è u di fx fratto fx. Quindi che significa? Che se io voglio la u di fx, no? Devo semplicemente moltiplicare da u punto di fx per fx, semplicemente, diciamo, portando fx dall'altro lato. E quindi
poiché un punto di fx, abbiamo detto qua, non è altro che un punto di tx, basta questa roba. E quindi senza fare derivate, piglio la fx e già la tenevo calcolata. La u punto non è altro che u di tx, cioè 0,65 millisecondi diviso 20 millisecondi per definizione, quindi sono i dati che già ho, non devo fare conti, cioè se non quello della calcolatrice, devo fare altri passaggi. E otterrò ovviamente, diciamo, se i conti sono fatti bene, ancora una volta, 1.625 Hz. E ovviamente è lo stesso valore numerico a cui era arrivato prima facendo tutti i passaggi, con il principio di relazione di incertezza. Qua non è che non ho dovuto fare passaggi, comunque ho dovuto fare qualche conticino, però non ho fatto le derivate. Chiaro? Alla fine, visto che quello è il risultato, e abbiamo terminato, posso cancellare? Sì. Questo qua? Questo? Allora, questo qua per definizione è questo. Ok, a questo punto se io, il mio obiettivo è ottenere u di fx, perché io di solito il risultato lo esprimo come incertezza assoluta, da questa formula ottengo che u di fx non è altro che fx per u punto fx, ma u punto fx è uguale a u punto tx, e quindi diciamo devo solo fare questa sostituzione. Prego. Una volta che ho ottenuto questo risultato, quindi che questa u di fx è uguale a 1.625 Hz, abbiamo finito, perché in effetti nell'andare a scrivere fx più o meno u di fx, ipotizzando pure di utilizzare ancora una volta un coefficiente di copertura, un fattore di copertura unitario, avrò che la mia fx, abbiamo detto quanto valeva? 50 Hz. Per adesso mi inizio a scrivere tutte le cifre, ma poi nel risultato finale questo diventa, poiché devo troncare a due cifre significative, questo 1.625 lo approssimo con 1.6, e quindi questo qua diventerà 50.0 più 1.6 Hz. Ok? Se stanno dopo la virgola, però se ho già una cifra significativa, diciamo prima della virgola, ovviamente il concetto è di numero complessivo di cifre significative. Per non imbrogliarvi, se diciamo la cosa vi può dare fastidio, portatevi prima tutto in kilohertz, in modo tale che questa roba qua diventi 0.001625, e poi lo fate lì il ragionamento in kilohertz, diventerà 0.0016 kilohertz, e poi riportato in hertz diventerà 50 più o meno 1.6. Se volete sempre vedere prima gli zeri, ok? Chiaro? Vabbè ragazzi, sono le 11.01, quindi dobbiamo assolutamente stoppare. Voi a casa tutto bene? Perfetto, ok, grazie.